Questa seconda parte dell'Assemblea diocesana, come dicevo ieri, prevede l'indicazione di alcune scelte pastorali che vi invito ad assumere in tutte le comunità della diocesi e sperimentare insieme per i prossimi 3 anni. Il titolo di questa seconda giornata è La conversione missionaria della Chiesa di Gubbio, perché di fatto quello che i documenti e i papi e i vescovi ormai da anni ci ripetono, porta questo titolo qui. La Chiesa, specialmente la Chiesa occidentale, la Chiesa italiana, ha bisogno di una conversione in chiave missionaria, in ottica missionaria, in orizzonte missionario. Cioè c'è da tornare a annunciare il Vangelo. E conversione mi sembra un'espressione bellissima e positiva. Lo sottolineo perché non tutti la percepiscono così. C'è una conversione personale che sappiamo far parte del nostro cammino di fede e tutti sappiamo che la conversione personale non avviene una volta per sempre. Chi era lontano dalla fede e si accosta alla Chiesa da grande sa che quel passaggio è un passaggio netto, un passaggio importante, un passaggio da cui difficilmente si torna indietro. E quel passaggio è indicato col termine conversione. Ma in realtà anche quella conversione fatta da grandi, fatta con coscienza, fatta con responsabilità, non è l'ultima fase di un cammino, non è che dopo si è santi per sempre. La conversione in realtà è l'inizio di un percorso. Possiamo dire che tutto il cammino della fede è un cammino verso la santità, è un cammino di santificazione. E per questo è un cammino di conversione. Ora ripeto, questo termine è uno dei termini più belli nella vita della Chiesa, perché conversione vuol dire che finalmente torniamo a Dio, che lasciamo gli idoli, il male e il peccato per fidarci solamente di colui che è l'unico nostro Salvatore. Quindi quando qualcuno ci dice è ora che ti converti, non prendiamola come un giudizio negativo o come qualcosa che diventa pesante per noi, perché il cammino della conversione è il cammino della salvezza. Questo vale anche per la Chiesa. Anche la Chiesa ha bisogno di convertirsi. Certo, in quella componente umana che la costituisce e che cerca di essere il più possibile fedele al suo Signore, che è il capo della Chiesa, ma che porta in sé tutte le fatiche e tutte le fragilità della umana condizione. Quindi neanche questa espressione ci deve turbare, preoccupare, spaventare e tantomeno stancare. Chissà adesso cosa dobbiamo fare. Dobbiamo rispondere alla chiamata del Signore, o meglio, siamo chiamati a questo. Poi la libertà sappiamo che è totale, ma siamo chiamati a rispondere anche come Chiesa alla chiamata del Signore. Che cos'è che oggi motiva questo bisogno di conversione missionaria della Chiesa? Guardate, questa è un'espressione che da tanti anni, su per giù dall'inizio del 2000, anche in quel documento che vi citavo ieri all'inizio del terzo millennio, comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, ma poi l'hanno ripetuto altri documenti, tipo il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, che è del 2004, quindi poco dopo, ma gli stessi papi hanno usato l'espressione che adesso vi sto per dire, soprattutto Benedetto XVI, quando di fronte alla situazione della Chiesa nel mondo di oggi, ha detto più volte: non possiamo più dare per scontato la fede dei battezzati. Guardate che questa
L'espressione ci deve far riflettere molto, eh? Non la lasciate fuggire troppo presto. Non possiamo più dare per scontato la fede dei battezzati. Non sta dicendo c'è tanta gente nel mondo che non crede, questo lo sappiamo. E c'è tanta gente che ha bisogno di essere raggiunta dall'annuncio del Vangelo per conoscere la salvezza di Cristo Signore. Lo sappiamo, la Chiesa esiste per questo. C'è una sfumatura più sottile e profonda in questa frase. Non possiamo noi Chiesa dare più per scontato la fede dei battezzati. Questa frase mi fa dire che forse chi l'ha detta e ripetuta si è accorto che stiamo dando per scontato la fede dei battezzati, che da tanti anni stiamo dando per scontato che chi è stato battezzato e magari ha ricevuto anche tutti gli altri sacramenti dell'iniziazione cristiana e addirittura anche qualcun altro, tipo il matrimonio, non è detto che viva nella fede, che creda, che viva la Chiesa come comunità dei salvati. Ora, questa frase, se la ascoltiamo seriamente, ci mette molto in discussione, che è poi quello che Papa Francesco in lungo e in largo dice nell'Evangelii Gaudium. Dobbiamo metterci in discussione, dobbiamo rivedere tutte le nostre cose. Ma perché? Perché ci vuole un motivo per fare un lavoro di questo tipo. E il motivo è molto serio. Il motivo è molto serio. Il motivo è talmente serio che ci dice che i battezzati, cioè coloro che in teoria dovrebbero aver accolto e vivere con gioia della salvezza di Cristo, in realtà non vivono sempre le esigenze del Vangelo e perciò non rendono testimonianza al mondo. La testimonianza della comunità ecclesiale è, direbbe l'Apocalisse, tiepida. Mentre gli Atti degli Apostoli ci dicono che la prima comunità cristiana, piena dello Spirito Santo, figlia della Pasqua, era altro che tiepida. Era talmente affascinante che attraeva continuamente nuovi cristiani. Quel giorno il Signore unì alla comunità 5.000 persone. Allora, a me sembra che questo motivo sia un motivo molto, molto serio, che debba seriamente metterci in cammino. Pena il non rispondere alla chiamata del Signore di oggi. Un'altra espressione di Benedetto XVI che fa pandan con questa espressione qui e che, se volete, è ancora più precisa, è questa: la fede va proposta, non presupposta. Capite che il significato è lo stesso e però ci aiuta a vedere subito il passo successivo. Dobbiamo tornare a annunciare il Vangelo. Ecco perché la conversione che è chiesta alla Chiesa è una conversione missionaria. Quando Papa Francesco dice dobbiamo tornare a essere tutti missionari, arrivare dappertutto, fino alle periferie, sta esattamente dicendo questo. Resistiamo a questa comprensione della realtà di oggi tantissimo. Tantissimo. Voi leggete tutte le letture ultime della situazione della Chiesa italiana, tutte cominciano col dire: ah, ma la Chiesa italiana è una Chiesa meravigliosa, con una grande tradizione, con delle bellissime esperienze, piene di iniziative favolose, che coinvolge le famiglie, coinvolge i giovani, coinvolge gli anziani, coinvolge... Forse un po' ce la raccontiamo, eh? E la pandemia in questo
ci ha dato un bello scossone. Ma lo scossone è una botta di vita, è un su, muoviti e torna a vivere ciò che il Signore ci ha dato. Non è un caso che l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco comincia con una frase strepitosa che è: la gioia del Vangelo è la gioia di tutti coloro che hanno incontrato il Signore Gesù. Forse a questa Chiesa manca un po' di gioia, ma se manca la gioia del Vangelo vuol dire che manca il Vangelo. E torniamo all'idea dell'evangelizzazione, all'idea del riprendere in mano la sorgente della nostra salvezza, che è il Vangelo. E sappiamo bene che il Vangelo è Gesù, non è un libro, è Gesù, morto e risorto per noi. Quello noi solo conosciamo, direbbe San Paolo, quello noi solo possiamo annunciare. Altro non sappiamo. E se di altro diciamo, millantiamo cose che non ci appartengono. Ora, che cosa ci muove ad una conversione missionaria anche a noi della Chiesa diocesana di Gubbio? Io ho ripreso alcune frasi dell'Evangelii Gaudium. Mi verrebbe da dire che conosciamo benissimo, ma che scordiamo prestissimo. Le trovate qui e velocemente le scorriamo. Questa Chiesa è chiamata ad uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. Le parole di Papa Francesco non hanno bisogno di commento, sono abbastanza esplicite, qualche volta anche piuttosto provocatorie. Secondo, non possiamo lasciare le cose come stanno se vogliamo fare un cammino di conversione pastorale e missionaria. Prendetele sul serio queste parole, Non possiamo lasciare le cose come stanno, vuol dire che adesso usciamo e non possiamo lasciare le cose come stanno. Un po' il discorso che facevamo ieri sui trascorsi, no, del cammino della Chiesa. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale. Guardate, una delle cose che noi non mettiamo mai in discussione sono le nostre strutture. Noi diciamo, bisogna che ci impegniamo di più per i giovani. Tutti lo diciamo, tutti siamo d'accordo, che bisogna che facciamo di più per raggiungere i giovani. Ma lo diciamo dopo aver detto, a partire dal fatto che tutto rimane com'è, dobbiamo fare qualcosa per i giovani. Papa Francesco sta dicendo, qui c'è da mettere in discussione l'impianto anche strutturale della nostra vita ecclesiale. Guardate, non è comoda questa cosa, è proprio scomoda. Però è questo che sta dicendo Papa Francesco, non dice un'altra cosa. E quando parliamo di strutture, pensiamo ai nostri orari, pensiamo al nostro stile di comunicazione, al nostro modo di fare gli incontri, di comunicare il Vangelo, pensiamo ai nostri confini, alle nostre mura, ai nostri campanili. Guardate, è facilissimo fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Noi diamo per scontato tutto quello che c'è e poi proviamo a pensare come possiamo migliorare le cose. Papa Francesco dice, così non funziona. C'è da rimettere in discussione tutto, ogni cosa. Parla della parrocchia al numero 28 e alla fine dice, però dobbiamo riconoscere, prima ha fatto un bel elogio alla parrocchia, e poi dice, però dobbiamo riconoscere che l'appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti. È uno sguardo positivo, ma realista. Dobbiamo entrare, ogni chiesa particolare, in un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma. Sono tutte parole che, se prese sul serio, non ci lasciano come siamo.
Invito tutti ad essere audaci e creativi. Ah, scusate, prima c'era la famosa frase al numero 33. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del si è sempre fatto così, che oltre ad essere un criterio di morte è anche falso come cosa, perché non è vera che la Chiesa in 2000 anni ha sempre fatto le cose nella stessa maniera. Quindi si è sempre fatto così da quando ci sono io, questa è la frase che tutti diciamo. Lo diciamo nei gruppi, lo diciamo nelle parrocchie, lo diciamo da quando ci sono io, si è sempre fatto così e quindi si continuerà a fare così. Sentite che in questo siamo piccoli, siamo un po' così come siamo noi. La Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l'ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. Sappiamo quanto questo è caro a Papa Francesco. Conclusione: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comunità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. E prosegue: conosciamo, ve lo lascio, sarà motivo di riflessione e di preghiera nei prossimi giorni. Papa Francesco parla alla Chiesa italiana anche nel 2015 al convegno di Firenze e dice quella storica espressione: stiamo vivendo non un'epoca di cambiamenti. No, noi diciamo sempre, in questo mondo sono cambiate tante cose. La stessa Chiesa italiana ha intitolato per un decennio i documenti "In un mondo che cambia". Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. La parola "in un mondo che cambia". Il problema è che il mondo era talmente cambiato che Papa Francesco dice: il problema non sono i cambiamenti, quello che è cambiato è l'epoca. Guardate che l'epoca nella storia è un'espressione che include un cambiamento radicale di impianto culturale, di visione d'insieme, di condizioni storiche, sociali, politiche. Papa Francesco sta dicendo: non siamo la coda del 1960. No, abbiamo proprio svalicato un'epoca. Questo un po' ci deve far pensare. Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, dimenticati e agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa. Credete in essa, innovate con libertà. Vi dicevo ieri che per commettere dei gravi errori nelle scelte pastorali ci vuole parecchio. È più facile non fare niente. Ma è difficile, se una comunità porta nel cuore il desiderio di condividere il Vangelo, è difficile che inventando cose nuove, innovando, pensando nuovi percorsi, si commettano degli atti sacrileghi verso la verità della fede. È molto difficile. È più facile che, come sempre accade nelle cose degli uomini, si prova, si sperimenta, si fanno dei passi. Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, permettetemi solo di lasciarvi un'indicazione per i prossimi anni, che sono quelli che stiamo vivendo. In ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare in modo sinodale un approfondimento dell'Evangelii Gaudium. E capite che qui c'era già la radice del cammino sinodale che cominciamo quest'anno. Il Vescovo fa un passo in avanti e dice: bene, Chiesa di Gubbio, allora cominciamo a sperimentare qualcosa, cominciamo ad ascoltare la saggezza della Chiesa italiana, del Magistero Pastorale della Chiesa italiana, e ci mettiamo al lavoro per
veramente convertirci su un orizzonte missionario? Ecco, io vi indico sei scelte, sei indicazioni, sei orizzonti pastorali da sperimentare insieme in questi 3 anni e poi da verificare. 3 ne ho sviluppati e ve li presento stasera, 3 li sviluppo per il prossimo anno e ve li presento all'assemblea pastorale del prossimo anno, se in qualcosa ci saremo mossi sui primi 3, perché se sui primi 3 abbiamo visto che non ci muoviamo, è inutile mettere altra carne al fuoco. I 6 obiettivi, le 6 scelte pastorali che vi propongo sono queste. 1. Liberiamo la fraternità. Questo non l'ho sviluppato, quindi non ve lo presento, vi dico solo che li ho messi in ordine. Quindi sono convinto che oggi la sfida più grande della Chiesa nel territorio dove vive è essere luogo di fraternità. Il mondo ha un enorme bisogno di fraternità, la Chiesa è per costituzione una fraternità. Se non siamo noi a dare questo esempio, a creare sorgenti di fraternità. Il secondo è, torniamo alla scuola del Vangelo. Anche questo non l'ho sviluppato, ma dico brevemente dove va. In tutta l'esperienza pastorale, pur ricca, della Chiesa italiana, la cosa che è rimasta più indietro, la cosa che ci fa più fatica, la cosa in cui siamo più ignoranti, è la parola di Dio, il Vangelo. Mentre al cuore della fede, anzi la fede stessa, è generata e rigenerata continuamente solo dall'ascolto di questa parola. Se non torniamo alla scuola del Vangelo, il nostro sarà un club, una società, un'associazione con buone intenzioni. Tra l'altro, la parola che converte i nostri cuori è la parola del Vangelo. Quindi, se è un cammino di conversione, capite che senza Vangelo... E è stato dimostrato che i cristiani italiani... I battezzati italiani sono i più ignoranti della Sacra Scrittura. Molti non ce l'hanno, qualcuno non sa neanche da che parte si apre, non parliamo mai tra noi del Vangelo, o molto poco ovviamente, queste mie considerazioni sono un po' nette. Ed entriamo nella terza scelta, anzi, nella terza indicazione, perché io faccio una scelta e ve la indico. La terza cosa importante e necessaria, secondo me, è recuperare la domenica. Noi cattolici ci stiamo perdendo la domenica. E senza la domenica non esiste l'esperienza cristiana. Perdonate che leggo, ma queste parole sono state pensate e scelte, preferisco, visto che vi rimangano, spiegarvele. Tutti sappiamo che al centro della vita della comunità ecclesiale c'è il giorno del Signore. È il giorno della risurrezione di Gesù, il giorno della misericordia, il giorno in cui ci è stato donato lo Spirito e riceviamo il dono pasquale della pace. È la Pasqua settimanale ed è la sorgente della salvezza. Da lì tutto promana e lì tutto ritorna. Dunque non è solo il giorno della messa, troppo spesso ancora avvertita come un precetto, né tantomeno il giorno delle messe, da cercare, prendere, ascoltare o assistere a proprio comodo. Se la domenica è il giorno del Signore risorto, allora è il giorno della festa per eccellenza. Chiaro che ognuna di queste espressioni ha una conseguenza.
può avere una natura. Il giorno della comunità dei risorti, il giorno dell'umanità redenta, il giorno della gratitudine per il dono della vita, il giorno dell'armonia con il creato, il giorno della famiglia cristiana, il giorno della carità di Cristo e della misericordia del Padre, che attraverso di noi può arrivare a tanti. Il giorno dell'accoglienza dei più piccoli, il giorno della tenerezza verso i più fragili tra noi. Ecco perché non possiamo continuare a vivere questo giorno in maniera stanca e abitudinaria, senza bellezza e cura, senza attenzione a tutti e a ciascuno, senza rispetto dei riti e delle loro intrinseche esigenze. Se è chiaro che il cuore della Domenica è l'Assemblea Eucaristica, in cui lo Spirito Santo convoca tutti i battezzati a rendere grazie a Dio Padre per il dono della salvezza in Cristo Gesù nostro Signore, meno chiaro è che il cuore ha bisogno di un contorno che lo prepari e lo accompagni, lo custodisca e lo alimenti. Ecco che emerge l'esigenza di vivere la Domenica unendo all'Eucaristia altri momenti di vita comunitaria. In questo giorno di festa, prima e dopo la celebrazione, ci si può ritrovare per approfondire un aspetto della vita ecclesiale, condividere momenti di fraternità, visitare gli ammalati e portare loro la comunione, vivere con i più piccoli momenti ricreativi, condividere il pasto domenicale specie con chi è solo, incontrarsi tra famiglie o tra giovani, creare momenti di accoglienza per chi non conosciamo ancora e di festa come farebbe ogni buona famiglia. È triste che proprio nel giorno dei cristiani le nostre comunità siano vuote e chiuse. In questi 3 anni possiamo crescere molto in questo, a partire dal numero delle messe. Da 50 anni ci viene detto che le messe domenicali devono essere il meno possibile. In realtà sono cresciute. L'ideale sarebbe che ogni comunità celebrasse una sola Eucaristia partecipata da tutti, perché tutti si ritrovino almeno in quel giorno solenne attorno ad un'unica mensa. Per moltiplicare le messe occorrono sempre motivazioni ragionevoli e sapienti. Si valuti perciò la situazione delle nostre zone in vista di una riorganizzazione. Non in tutte le comunità è necessaria la celebrazione festiva del sabato sera, mentre sempre sarebbe opportuno in quella sera aprire la domenica con una qualche forma di preghiera comunitaria, perché come sapete il giorno del Signore comincia al vespro della sera prima. Come anche la messa serale della domenica non è sempre opportuna. Spesso è la messa dei recuperi. Specie nelle chiese parrocchiali, comprendo per esempio la differenza dei santuari o delle chiese santuario, che magari possono offrire un servizio in più offrendo anche una messa serale della domenica, dove quello spazio nelle parrocchie può essere utile per incontri pastorali con i giovani o le famiglie, mentre si può dare conclusione al giorno del Signore con una semplice preghiera comunitaria, come suggerisce la liturgia della Chiesa. Ogni celebrazione è azione di tutto il popolo dei credenti, che si unisce all'offerta unica e perenne di Cristo sacerdote sull'altare della croce. Questa partecipazione corale dell'assemblea celebrante è garantita dalla pluralità di ministeri che servono la liturgia, cioè se l'assemblea domenicale non ha la pluralità dei ministeri che servono la liturgia, fa tutto il prete, oppure il sacrestano,
oppure quella che si alza prima. Questa non è la Chiesa che celebra. Da questo giorno nuovo, questa partecipa così, mentre il sacerdote presiede questa solenne convocazione, questo è il suo ruolo, tutti i fedeli, coordinati e sostenuti da alcuni ministri istituiti, celebrano la Pasqua del Signore e il mistero della nostra salvezza. È davvero indispensabile allora che la celebrazione sia preparata con cura e celebrata con arte, in un coro di ministerialità che si integrano con ordine. Guardate, queste sono cose che ci ha detto il Concilio Vaticano II, quindi sono solo 50 anni che le sappiamo. È difficile partecipare con coinvolgimento ad una Eucaristia domenicale che sia priva di canti sapientemente scelti, ben suonati e cantati da tutti. Ha senso celebrare una messa domenicale senza canti? Che non disponga di lettori capaci di una buona proclamazione che sostenga un ascolto profondo, perché la parola di Dio va ascoltata, non va letta nei foglietti. Che non rispetti i tempi, i segni e i gesti del rito senza aggiungere o togliere arbitrariamente. Che non offra una predicazione seria e concreta che non soffochi la vivacità della parola di Dio, che non si avvalga di discreti accoliti nella liturgia dell'altare, che non preveda un servizio di accoglienza prima e di condivisione dopo la celebrazione. La domenica per i credenti non è il fine settimana, né tantomeno il culmine del weekend. Gesù è risorto il primo giorno della settimana. Da questo nuovo giorno scaturiscono tutti i giorni feriali che seguono. Perciò non è corretto impostare la vita settimanale della comunità ecclesiale come una lunga preparazione alla domenica, ma è esattamente il contrario. Come ci indica la liturgia della Chiesa, la domenica è il giorno nuovo che inaugura e illumina gli altri giorni. È ciò che si celebra insieme nell'assemblea domenicale che dà colore e direzione a ciò che poi cadenza la settimana comunitaria. Questo cambio di sguardo molto può aiutarci a riorganizzare gli appuntamenti e le iniziative dei giorni seguenti. Si pensi ad esempio all'esigenza di animare la comunità circa le grandi tematiche legate alle giornate nazionali e mondiali di riflessione e di preghiera: la pace, la vita, il creato, le missioni, la povertà. Noi facciamo così, no? Arriviamo alla domenica, il sacerdote sale sull'altare e dice: oggi è la giornata per la vita, punto, nel nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo, ed è finita la giornata della vita. L'invito con cui veniamo congedati dalla celebrazione eucaristica festiva suona come un vero e proprio mandato missionario. Nel nome del Signore andate in pace. Ciascuno è inviato a portare nella quotidianità in cui vive la parola di salvezza che ha celebrato con le sorelle e i fratelli. E la comunità tutta può far echeggiare l'annuncio ricevuto ad ogni livello pastorale. Si potrebbero dire molte altre cose, queste sono quelle che io ritengo essenziali per perseguire insieme questo obiettivo: salvare la domenica, recuperare la domenica, fare della domenica, cosa che è da sempre, il cuore della vita comunitaria, la giornata in cui anche da fuori si vede che i cristiani stanno facendo festa.
Un altro invito: mettiamo al centro la famiglia, al centro della vita della comunità. Questa indicazione la voglio dare con questa chiarezza. Qualche volta noi parliamo di priorità e diciamo: allora le priorità della nostra comunità sono, e facciamo un elenco di 10 cose. Priorità vuol dire la cosa più importante, se no non si dice priorità. E quando facciamo così, solitamente poi non ne facciamo neanche una. Allora io voglio indicarvi con chiarezza qual è la vera priorità, e la Chiesa ce lo indica da decenni. La priorità è la famiglia. Per cui una pastorale che vuole rigenerarsi in chiave missionaria non può che essere una pastorale che mette al centro la famiglia. Al cuore della comunità cristiana c'è la famiglia, che è chiamata ad essere, scusate, è la comunità cristiana che è chiamata ad essere una famiglia di famiglie con lo stile della famiglia. Sarà pure un ritornello questo, se vi fa sorridere va bene, però se la prendete seriamente questa frase dice tutto. Ogni persona si riferisce ad una famiglia, è per questo che al centro si mette la famiglia, perché non lascia fuori nessuno, alla sua storia e ai suoi membri, e anche coloro che sono rimasti da soli abbisognano di una famiglia che li accolga. E se la comunità è una famiglia di famiglie, capite che nessuno rimane da solo. Per questo la comunità ecclesiale sarà capace di accoglienza se sarà formata da una rete di famiglie che, attraverso i nodi che le collegano, potranno sostenere ogni situazione. Un intreccio affettivo ed effettivo che costituirà la matrice della comunità, la sua fecondità generazionale, la sua perseveranza resiliente e la sua forza testimoniale. A questa immagine ed esperienza di Chiesa tutti però dobbiamo educarci. Non la conosciamo ancora bene e abbiamo bisogno di innamorarcene prima ancora di viverla. Sapete che una delle cose che ha messo in luce la pandemia è che in questo tempo, specialmente la prima fase molto dura, chi ha retto sono state le famiglie, e chi è andato molto in crisi sono state le famiglie che avevano dei motivi di disagio. Basta questo per darci ragione di questa cosa. Prima di ogni altra riflessione sull'attenzione pastorale nei confronti della famiglia, occorre considerare un'indicazione che da anni viene ribadita e rilanciata e che può costituire il vero fulcro e il motore di tutto il cammino di conversione missionaria della nostra Chiesa. Sposi e preti, in virtù dei sacramenti che li hanno consacrati, sono costituiti al servizio dell'edificazione e della santificazione del popolo di Dio. Catechismo della Chiesa Cattolica. Questi due sacramenti sono complementari e reciproci, e insieme hanno la stessa missione. Solo una nuova e solida alleanza tra essi, nelle rispettive differenze e complementarietà, può accompagnare il rinnovamento delle nostre comunità. Permettetemi di dire un'espressione forte, che se volete è anche esagerata: la Chiesa salverà le famiglie. Le famiglie salveranno la Chiesa, non i preti e i vescovi. I doni rispettivi che gli sposi e i preti hanno e custodiscono possono arricchirli a vicenda e promuovere una fruttuosità nell'annuncio del Vangelo che diversamente non sarebbe possibile. Questo legame e questa sinergia è ancora tutta da esplorare.
da sperimentare e a volte da inaugurare. Ma è chiaro che lo Spirito soffia in questa direzione e laddove accade se ne riconosce la fecondità per tutta la comunità cristiana. Una cosa molto utile a favorire questa alleanza è che sposi e preti insieme approfondiscano la ricchezza del sacramento del matrimonio che la Chiesa custodisce nel suo insegnamento. Gli sposi cristiani sanno molto poco del sacramento del matrimonio che hanno ricevuto, i preti pure, perché lo sviluppo più ampio della teologia del matrimonio è accaduto in questi ultimi 50 anni. Quindi c'è da studiare, c'è da ascoltare una rivelazione che ci sta donando nuove luci che servono alla salvezza della Chiesa. Da questo binomio spirituale possono meglio scaturire anche tutti i carismi e i ministeri di cui la Chiesa ha bisogno per la sua missione, dai più ordinari fino al diaconato permanente. Spero che comprendiate quest'ultima frase. Ogni esperienza positiva di famiglia si radica in un cammino di crescita dei giovani che accolgono la vita come un dono di Dio, che solo nel dono di sé trova compimento e pienezza. Sappiamo bene che la radice di una famiglia cristiana è innestata nel cuore di quei giovani che hanno gustato la gioia del Vangelo e l'hanno condivisa con le sorelle e i fratelli nella comunità ecclesiale. Famiglie cristiane nascono da una bella esperienza di Chiesa. Sono allora urgenti tutte quelle iniziative che si propongano come accompagnamento del tempo della giovinezza, con l'obiettivo di sostenere e incoraggiare una sana apertura verso le esperienze fondamentali dell'amore e del lavoro. Adesso voi direte, questo chi se l'ha inventata? Tutto sommato l'amore possiamo anche considerarlo, vedendo quanto è difficile la vita affettiva oggi e quanto è difficile comprenderne la ricchezza e la verità. Ma noi facciamo un po' poco per educare i giovani all'amore e all'affettività, e tanto invece ne hanno bisogno. E il lavoro? Il lavoro è un'altra esperienza tipica che comincia nel tempo della giovinezza, se va bene, che sta mettendo in crisi generazioni di giovani. Non è più così scontata né facile l'entrata nel mondo del lavoro. Stiamo verificando, lo diceva ieri Lucia parlando del progetto Policoro, che i giovani sono smarriti e intimoriti dall'aprirsi all'esperienza del lavoro, della ricerca del lavoro, dell'impegno di sé, della preparazione professionale. Molti giovani fanno difficoltà anche a scegliere l'università e a portarla avanti. Ora, la comunità cristiana non può non affiancarsi loro e non aiutarli a vivere e a introdursi a queste due grandi e fondamentali esperienze. Ricordatevi che tutti quelli adulti che non riescono a lavorare, cioè che faticano a lavorare e ad amare, sono persone che soffrono, che non riusciranno a raggiungere i loro obiettivi di vita. Per cui è prima che dobbiamo aiutare i nostri giovani. Ormai da anni la Chiesa italiana... No, scusate, finisco il pensiero di prima. Occorrono percorsi di orientamento e discernimento per far crescere quel seme di vita che il Signore ha nascosto in ciascuno di noi perché prenda in mano la propria vita e con il suo aiuto ne faccia un capolavoro. Il tempo dei giovani che accoglie le prime importanti esperienze affettive e quelle lavorative chiede alla comunità ecclesiale un'attenzione concreta e rinnovata. E vi assicuro che in questa attenzione passa tutta la dinamica vocazionale,
Quando noi diciamo non ci sono più le vocazioni, preghiamo per le vocazioni, facciamo pastorale vocazionale, eccola la pastorale vocazionale. Se non accompagniamo i giovani verso quello che li aspetta, rivelando loro la meravigliosità del dono della vita come dono di Dio, non sorgeranno più neanche le vocazioni, ma tutte le vocazioni, solo quelle religiose, non solo quelle al sacerdozio, ma anche quelle alla vita matrimoniale, cosa che sta accadendo. Ormai da anni la Chiesa italiana riflette sulla necessità di rinnovare i percorsi di preparazione al matrimonio, almeno 40 anni. Nati negli anni 80, dopo la famosa esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, che inaugurò il tempo della cosiddetta pastorale familiare, oggi chiedono di essere ripensati e adattati alle esigenze di chi chiede oggi di sposarsi in chiesa. Certo, è difficile che una cosa nata 40 anni fa oggi possa essere continuata nello stesso modo. Difficile che una proposta che andava bene 40 anni fa vada bene uguale anche oggi. Avendo proposto sempre e solo itinerari immediati alla celebrazione, non abbiamo annunciato la novità evangelica del sacramento del matrimonio. E oggi, che chi lo chiede quasi sempre è lontano dalla vita della Chiesa e tiepido nella fede o ha già fatto importanti scelte senza questo orizzonte, è improrogabile la scelta di offrire ad una domanda seria e impegnativa che ci viene rivolta, perché la domanda che ci rivolgono è seria, una risposta altrettanto seria e impegnativa di cammino. La preparazione che accompagna una coppia verso la celebrazione del matrimonio cristiano non può che essere una grande occasione per una rinnovata evangelizzazione, poiché l'unica vera condizione per ricevere un sacramento è la fede. Vero, Don Pasquale? Nei prossimi 3 anni, allora, lavoreremo per trasformare la nostra proposta in un vero e proprio cammino che è bene segua la scansione e la durata dell'anno liturgico, così da riscoprire i misteri principali della nostra fede. Non può che essere un percorso di coppia e di gruppo, ma ben inserito nella vita di una comunità cristiana concreta che lo accoglie e lo sostiene. Non è un corso. Non è la patente di guida. Non è bene che sia un itinerario privato, abbreviato, condotto solo da un prete, pur di avere l'attestato di idoneità, ma necessita di un gruppo di coppie che camminano insieme, accompagnati da un'equipe in cui le differenti figure, sposi e preti, diano già nel piccolo un'immagine bella di quella chiesa alla quale si vuole invitare i futuri sposi e le loro nuove famiglie, e che si coordinano e si integrano nel portare il loro contributo in ogni tappa. Un cammino che riabiliti con gradualità i nubendi alla preghiera e ai sacramenti, all'ascolto della parola di Dio, alla comunione fraterna e alla carità. Diversamente, non possiamo continuare a lamentarci della fragilità delle coppie che ancora si sposano in chiesa e a dolerci dei loro fallimenti affettivi ed educativi. Perché il sacramento del matrimonio sta in piedi solo se è nutrito da una vita di fede. Non sta in piedi dai precetti, non sta in piedi per i rimorsi, non sta in piedi per gli aiuti psicologici, non sta in piedi per i marchingegni della tecnologia. Siccome è un sacramento, funziona solo se è vissuto come un sacramento. La grazia del sacramento sostiene gli sposi nella vita coniugale, non altro. Infatti, quando poi purtroppo i matrimoni falliscono, nessuno si preoccupa del sacramento,
Dovremmo imparare molto dalle situazioni di crisi, di disagio e di fallimento dei matrimoni cristiani. Non ha senso proporre un serio cammino di preparazione alla celebrazione del matrimonio cristiano se da subito non vi è anche una proposta concreta di un proseguo che accompagni almeno i primi anni della vita coniugale. Noi abbiamo sempre il vizio di dire che facciamo i corsi per i sacramenti. Devi ricevere un sacramento? Facciamo un corso. La vita cristiana non è una serie di corsi. Alcune coppie più avanti nell'esperienza matrimoniale e la vicinanza di un prete o di un diacono potranno accogliere e sostenere un semplice progetto di condivisione fraterna che durante l'anno sia punto di riferimento per chi ha celebrato le nozze. È un tempo delicato che ha bisogno di attenzione e di affiancamento. È il tempo della ricerca di un nuovo assetto relazionale nella coppia, di una nuova organizzazione del tempo e dello spazio, dell'apertura alla vita e delle fatiche che porta con sé, della riconfigurazione delle relazioni con le famiglie di origine e con gli amici, e non ultima la rimodulazione della presenza come coppia nella comunità ecclesiale. Questo può essere anche il miglior contesto nel quale introdurre e condividere una buona preparazione alla celebrazione del battesimo dei figli. In ogni comunità ci dovrebbe essere lo spazio e il modo perché le famiglie che lo desiderano si sentano a casa. Alla fine delle catechesi quaresimali di quest'anno, per dire questo, cioè che nelle comunità tutti possiamo sentirci a casa, ho detto una cosa, che se al centro di una comunità non c'è almeno una casa vera, abitata da qualcuno che risponde quando uno suona il campanello, è difficile che le persone si sentano a casa. Lo stile familiare prevede che ci si incontri, ci si frequenti e non sempre con uno scopo dettagliato. C'è bisogno di condividere, di stare insieme e di sostenersi nelle alte esigenze della vita matrimoniale. Quanto è importante che ci siano occasioni di semplice fraternità tra le famiglie. Il confronto tra sposi e genitori, tra uomini e donne, la solidarietà nell'educazione dei figli, la condivisione di pensieri e riflessioni, l'ascolto di chi attraversa un tempo di tribolazione. Tutto è una ricchezza inestimabile per una famiglia che cresce e cammina con le altre. Per questo è bene suscitare piccoli gruppi di famiglie che possano vivere insieme la fede e la loro vocazione. Ci saranno anche momenti di preghiera, di ascolto e condivisione della parola, tempi di distensione e di ricreazione, occasioni di impegno e di servizio. E quanto è bello e prezioso che tutto questo sia vissuto insieme dai preti e da altre famiglie. È questo anche il miglior contesto in cui far sorgere e discernere nuove ministerialità a servizio della comunità. Dove troviamo i catechisti? Dove troviamo i lettori? Dove troviamo i volontari della Caritas? Dove troviamo gli educatori dei giovani? Dove troviamo? Nelle famiglie che camminano insieme, nella fede. Siamo sempre dentro l'albo della famiglia, eh? L'antica esperienza dell'oratorio è nella Chiesa una risorsa inestimabile per mettersi al servizio della famiglia nel delicato e affascinante compito di educare i propri figli. Vedete che in questa maniera la pastorale non si settorializza,
non si divide per livelli, per uffici, cioè, non c'è la pastorale dei giovani, la pastorale dei bambini, la catechesi, la liturgia. La Chiesa non è fatta così, è una comunità che vive tutto questo. Ora, a chi più sta a cuore l'educazione dei figli, se non ai genitori? In questo, la comunità cristiana si affianca e non si sostituisce alla responsabilità primaria e generativa delle madri e dei padri. Offre invece uno spazio vitale che integra l'intera famiglia e si arricchisce di figure differenti e significative. Occhio, perché questa non è l'unica immagine di oratorio che gira in Italia. Quindi io ve ne propongo una nella quale credo. Pensato così, l'oratorio non è un gruppo fra gli altri, un'iniziativa in più, ma è la porta d'accesso per tutti i bambini e i ragazzi verso la Chiesa. È l'itinerario di iniziazione alla vita ecclesiale, nel rispetto della gradualità di ciascuna età, e per questo è il contesto migliore per ogni proposta di educazione alla fede rivolta ai più piccoli. In esso si cresce con serenità e libertà, ricevendo una cura personale, rispettosa e piena di fiducia, avendo davanti l'esempio e la disponibilità dei più grandi, come in famiglia. La catechesi sta dentro l'oratorio e l'oratorio sta dentro la comunità cristiana. Se no, sono ditte diverse, imprese private. Con un semplice gioco di parole si può anche parlare della fascia più delicata di crescita dei nostri figli, che è l'adolescenza. Questo meraviglioso, purtroppo quando dico adolescenza dico una parola che mi rendo conto che è molto ambigua, perché oggi l'adolescenza tutti dicono che sia anticipata, quindi già a 10 anni sono adolescenti, e però a 40 anni sono ancora adolescenti, quindi capite che è un po' difficile. Ecco, cerchiamo di dire che c'è un tempo nella vita, anche biologico, che si chiama adolescenza, e rispettiamo quello, perché sennò... Questo meraviglioso ponte esistenziale che non senza fatiche conduce i piccoli verso l'età adulta, con il bisogno irrefrenabile di scrollarsi di dosso tutto ciò che appare zavorra per la vita e rivestire solo ciò che davvero ci rende belli, buoni e veri. È questo che cercano i ragazzi in quell'età, anche se a noi non ci sembra. Per questo l'adolescenza assomiglia ad un laboratorio in cui ci si sperimenta per la vita, rischiando ogni giorno il fallimento. È qui che nasce il disagio dei nostri giovani. Non è però il tempo in cui i giovani fuggono o si nascondono agli adulti, ma piuttosto in cui non sopportano più le ambiguità del nostro mondo e sono disposti ad accettare solo testimonianze di adulti credibili fino in fondo, altrimenti ne fanno volentieri a meno. Come può la comunità dei figli di Dio, amati e salvati, che hanno nel cuore il segreto della vita, non sentirsi attratta da questa sfida che i giovani ci lanciano? Occorre però esserne all'altezza e non pretendere che siano solo vasi da riempire con ricette preconfezionate. Chi vuol resistere accanto a questi novelli Ulisse, offrendo loro ancora un po' della sapienza educativa del Vangelo, non può non accettare il loro stesso rischio e andare anche oltre i nostri stessi schemi. Ecco perché i nostri dopo cresima non funzionano. A parte che non esistono i dopo cresima, perché allora dovremmo dire che c'è un dopo battesimo, il dopo riconciliazione, il dopo matrimonio, il dopo unzione degli infermi. Ci sarà allora bisogno di proposte nutrienti e saporite che non pretendano di saltare a pie pari il guado di questa età,
Anche qui il segreto è quello del prendersi cura di ognuno di loro con un affetto personale, maturo e capace di libertà. A sostegno di ogni stagione delle nostre famiglie, specie di quelle più impegnative e critiche, può contribuire molto la fondazione di un centro di aiuto aperto a tutti, che con il contributo di differenti professionalità operi l'accoglienza delle situazioni di crisi, accompagni le condizioni di fragilità, orienti e supporti il discernimento verso scelte importanti, sostenga l'esercizio della genitorialità, ascolti il disagio dei giovani, educhi al rispetto e alla reciprocità nella coppia, nutra spiritualmente il cammino delle famiglie, favorisca il dialogo sugli aspetti sociali e le politiche della famiglia. Quest'ultima cosa che ho descritto così può anche essere chiamato consultorio familiare, ma così è molto di più. I consultori li fa lo Stato, li fa la ASL, li fanno i comuni. La comunità cristiana può fare qualcosa di più, che qui mi sembra ben descritta. E siamo al quinto obiettivo, l'ultimo per quest'anno, perché poi ce n'è un altro che non ho sviluppato e che vi presenterò il prossimo anno. Rinnoviamo la catechesi dei ragazzi. Avrei dovuto leggervelo per primo questo, perché di fatto questo è quello che facciamo ancora tutti. Questo è quello ancora in cui siamo tutti impegnati, questo è quello che ci preoccupa tutti e spesso ci mette in scacco, e questa è la prima cosa che è ricominciata dopo la pandemia. Dopo la chiusura della pandemia, a parte le messe, la cosa di cui tutti noi preti siamo, e i catechisti anche, in ansia siamo andati perché assolutamente, oddio, oddio, bisognava riprendere il catechismo. Ho detto questa parola e non la dirò più, perché il catechismo non esiste da 500 anni. Il catechismo. Esiste il cammino di iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Il percorso di introduzione e di accompagnamento alla vita della fede per i ragazzi ha bisogno di un contesto adatto alla loro età, e questo è sicuramente l'oratorio. Non un semplice spazio di gioco, ma una vera porta d'ingresso alla comunità ecclesiale a misura di bambino e di ragazzo, dove si vivono tutte le dimensioni della vita cristiana, come proposta di una vita bella e piena. L'itinerario della catechesi deve essere compreso in una più ampia proposta educativa, che guardi a tutta la persona e accompagni la sua crescita, con validi educatori, donne e uomini, adulti nella fede, non specialisti della sola dottrina. Per questo l'oratorio si presenta come una comunità di cristiani a servizio della buona crescita dei più piccoli, in cui c'è bisogno di tutte le figure significative che ruotano attorno ai ragazzi: genitori, nonni, fratelli e sorelle maggiori, preti e suore. Sarà così possibile strutturare ogni anno cammini che prevedano incontri settimanali di almeno 2 ore. E questa è un'indicazione, perché con i bambini e con i ragazzi, se non ci state almeno 2 ore alla settimana, domeniche con le famiglie, fine settimana di ritiri, esperienze estive, eccetera. Lo stile oratoriano, inoltre, chiede di lavorare in gruppi più ampi, che in certi momenti si suddividono, anche trasversali per età, con più educatori che agiscono insieme e di comune accordo. Laddove comunità piccole non riuscissero a garantire un percorso così ampio, si associeranno a quelle vicine. Ma non è mai bene restringere la proposta educativa al solo catechismo. Un'impostazione come questa permette anche ad altri gruppi associati, come l'Azione Cattolica, che da noi non c'è, intendo la CR, gli scout, i movimenti,
i gruppi famiglia, eccetera, di gestire in parallelo la formazione cristiana dei ragazzi, sempre all'interno del progetto condiviso dell'oratorio. Perché non c'è scritto da nessuna parte che è uno scandalo che alcuni bambini siano formati nello stesso cammino, nello stesso ambito dell'oratorio, da soggetti diversi. Questo la Chiesa l'ha sempre permesso. Noi abbiamo il monopolio delle catechiste col parroco, ma è una cosa che, pensate che in Europa la maggior parte dell'iniziazione cristiana viene fatta nelle scuole. In altri diocesi d'Italia sono le associazioni giovanili che si sono prese l'incarico di fare l'iniziazione cristiana, sempre dentro la parrocchia, dentro l'oratorio. È chiaro che allora l'oratorio comprende anche queste realtà. Ma perché se un gruppo di genitori, di famiglie, di genitori insieme volesse unirsi e crescere i propri figli nella fede verso l'iniziazione cristiana, non potrebbe farlo? Anzi, è la prima cosa che viene indicata, che i genitori sono i primi maestri della fede dei loro figli. Noi veniamo sempre dopo, siamo educatori che ci affianchiamo alla responsabilità originaria dei genitori. Si può pensare che il percorso di catechesi per i ragazzi, data anche la complessità degli argomenti, possa di fatto cominciare a 8 anni, che preveda un anno di evangelizzazione di base più 3 di approfondimento della fede. Nell'ultima quaresima, quella del 4° anno, ci si prepara a celebrare il dono dei sacramenti, che vengono così ricevuti a 11 anni. Rimangono quindi altri 2 anni, 12 e 13, per completare il primo ciclo di formazione cristiana, perché poi cambia proprio la mentalità dei ragazzi, sperimentando insieme la grazia dei sacramenti ricevuti. Così dai 14 anni in poi il cammino può proseguire con la proposta agli adolescenti. Se si vuole e lo si pensa necessario, e io credo che sia una cosa buona, la proposta può aggiungere un anno in più per i ragazzi e prevedere l'inizio a 7 anni, pensandolo però come un anno di accoglienza, di introduzione alla proposta educativa dell'oratorio, non ancora un anno di evangelizzazione, perché a quell'età lì è difficile comunicare certi contenuti. Sarebbe bene invece pensare ad un intero anno previo da proporre ai genitori, prima che i figli comincino il cammino, per creare una buona relazione e mettere le basi per il percorso dei figli. Tutti noi ci lamentiamo dei genitori, tutti noi diciamo che i genitori ci portano i figli, ce li scaricano e non gli interessa niente della proposta cristiana, ma noi che facciamo per introdurre i genitori a questa loro responsabilità? Che facciamo per aiutare i genitori a scegliere correttamente di mandare i figli in parrocchia? Ecco, io credo che sia strategica questa idea di un intero anno di lavoro con i genitori, prima che con i figli. La vita cristiana è cadenzata dall'incedere dell'anno liturgico, perciò anche l'iniziazione ad essa ha bisogno di questo itinerario per introdurre i piccoli ai misteri della fede. Pertanto l'anno catechistico dei ragazzi, ma meglio sarebbe dire l'anno oratoriano, comincia con il tempo di avvento, non comincia a settembre, e termina con la festa di Cristo Re, interrompendo il parallelismo con l'anno scolastico. Il cammino della fede non ha vacanze proprio durante i tempi forti del Natale e della Pasqua, anche se è bene che le attività siano diversificate, né tantomeno in estate, dove è possibile proporre esperienze intense e significative di maggiore durata. Noi camminiamo un anno intero. L'anno comincia con l'Avvento e comprende il tempo del Natale, il tempo della Pasqua, l'estate, e termina quando termina l'anno liturgico. Guardate che questa cosa appartiene alla sapienza della Chiesa da secoli, eh?
Il vero e il primo sussidio della catechesi cristiana è la Sacra Scrittura e non internet. La fede scaturisce dall'ascolto e dall'accoglienza della rivelazione. Ogni tappa del cammino avrà un chiaro riferimento alla parola di Dio, letta, ascoltata, approfondita, meditata, celebrata e tradotta in vita vissuta. Ognuno di questi verbi corrisponde ad un'attività che si può fare con i ragazzi. Il ciclo triennale della lettura liturgica della parola di Dio può essere un riferimento assai valido e ordinato per strutturare gli anni del cammino, pur approfondendola ogni anno da un punto di osservazione differente. La storia della salvezza, la vita ecclesiale liturgica, la vita morale del cristiano, eccetera, eccetera. Questi sono suggerimenti, ma molti dei percorsi di iniziazione cristiana sono cadenzati così, sono strutturati su questo. Non ho inventato niente. La catechesi dei ragazzi non è in vista dei sacramenti. Per favore, togliete dalle bacheche parrocchiali quei manifestini dove c'è scritto catechismo per la prima comunione. La Chiesa italiana ce lo chiede dal 1970. Documento base, il rinnovamento della catechesi. Noi ancora scriviamo nei foglietti che mandiamo alle famiglie catechismo per la prima comunione. Non è possibile, non è possibile. Cioè è questione di parole. Ma attraverso di esse introduce alla vita cristiana e alla comunità ecclesiale. In oratorio l'obiettivo non sono i sacramenti, ma la vita che è alimentata da essi. Per evitare qualsiasi enfasi sulla celebrazione dei singoli sacramenti e sugli itinerari che ad essi conducano, riprendendo la più antica tradizione ecclesiale, torniamo a celebrare i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana: battesimo per coloro che non l'avessero ancora ricevuto, confermazione ed eucaristia, in forma unitaria, a 11 anni, in un'unica celebrazione, nella chiesa madre che è la cattedrale, sotto la presidenza del vescovo, nell'ordine originale, confermazione, eucaristia e battesimo, confermazione ed eucaristia, e nel tempo liturgico più adatto, che è quello dopo la Pasqua, dato che essi sono per l'appunto sacramenti pasquali, frutto della passione, morte e risurrezione di Cristo. Questo vuol dire che dal prossimo anno liturgico io celebrerò i sacramenti in questa maniera e vi chiedo di organizzare i percorsi in questa maniera. Adesso finiamo la batteria delle cresime che sono rimaste, quelle del recupero, perché sennò questi lasciano anche la Chiesa e la fede. Finita quella batteria lì, io celebrerò solo i sacramenti in questa forma. L'esperienza degli ultimi anni dice la grande difficoltà che sempre più spesso le famiglie vivono nella comprensione dell'identità e della missione della figura del padrino o madrina, con conseguente confusione nella sua scelta al momento del battesimo e della confermazione dei figli, come anche la grave fatica che i preti e i catechisti fanno per aiutare le famiglie nella definizione di questa scelta. Ora, la figura del padrino o madrina, che la Chiesa non reputa obbligatoria, in antico non era legata alla scelta della famiglia del candidato, ma alla comunità cristiana che l'accoglieva. Nel tempo l'iniziazione alla fede dei bambini e dei ragazzi ha spostato questa esigenza all'interno della compagine familiare, affidandole una responsabilità considerevoli. Le differenti condizioni familiari di oggi e la diminuita condivisione delle esigenze di testimonianza della fede e accompagnamento spirituale dei più piccoli hanno reso questa scelta un terreno di scontro e di incomprensione. Per evitare questo e ripensare con saggezza questa figura e la modalità di elezione, la sospendiamo per 3 anni, quando, dopo attenta verifica, decideremo come procedere. Quindi,
dal prossimo anno pastorale, io firmerò un decreto con queste indicazioni, i battesimi e le cresime non avranno più bisogno dei padrini e delle madrine. Attenti, perché la scelta è di sospendere per 3 anni e poi verifichiamo. Perché è chiaro che ci potrebbero essere altre modalità con cui prevedere l'accompagnamento ai sacramenti delle famiglie e dei ragazzi. Ma siccome la situazione è veramente lacerata e ultimamente sono successe delle cose inaudite, allora, per dare un segno chiaro, il vescovo sospende per 3 anni questa figura. La sospende. Punto. Non c'è. Non serve. L'accompagnamento lo fa la comunità cristiana. Tra 3 anni verificheremo e decideremo insieme come riprendere questa esperienza. L'ultima scelta, l'ultimo obiettivo, l'ultima indicazione che voglio darvi, ma che metterò a fuoco il prossimo anno, è: condividiamo la povertà con carità. E qui non vi dico niente, lo scoprirete prossimamente che cosa vuol dire questa espressione qui. Vedete che sono verbi, quindi sono azioni, no? Liberiamo la fraternità, torniamo alla scuola del Vangelo, recuperiamo la domenica, mettiamo al centro della pastorale la famiglia, della comunità la famiglia, rinnoviamo la catechesi dei ragazzi, condividiamo la povertà con carità. Ecco, questa è la proposta che io vi faccio quest'anno, parallela al cammino sinodale. Ora ne parleremo con i sacerdoti, vi prego di parlarne nelle parrocchie, con i vostri collaboratori, nei gruppi, nei movimenti, nelle associazioni, e entro l'inizio dell'anno pastorale queste disposizioni saranno definite. Ci proviamo, sperimentiamo con audacia, partendo non dal vescovo che non dorme di notte e sogna le cose folli, ma dal vescovo che ha studiato il cammino pastorale della Chiesa italiana e sa che c'è tanta saggezza, tanta ricchezza a rischio spreco. Però la sperimentiamo, cioè ci camminiamo dentro, facciamo lo sforzo di entrarci, ci adattiamo alla proposta e poi diciamo: è tutto sbagliato? Va bene, torneremo come prima. O magari andremo anche più avanti, perché non è detto. Ecco, questo era, scusate la lunga galoppata, io ho voluto scrivere queste cose con delle parole precise e che voi l'aveste in mano, perché quando sul giornale uscirà "il vescovo di Gubbio uccide i padrini", voi sappiate qual è la verità e possiate anche rendere ragione di questa scelta del vescovo. Per vostra serenità spirituale sappiate che in Italia ci sono almeno 20 diocesi che hanno già fatto questa scelta. Va bene? La figura del padrino è una figura molto bella, è una figura che la Chiesa ha elaborato nel percorso di accoglienza e accompagnamento dentro la comunità cristiana, però deve funzionare, se no è un problema solo di quale regalo facciamo, no? Allora, Anna Rita Forte. Sì. Tutte insieme o suddivise? Ho indicato come tempo tutto il tempo pasquale, che dura da solo 50 giorni,
e volendo ci sono anche altre settimane dopo che sarebbero adatte per fare questo. Certo, una cosa che bisogna che imparate a pensare è che tutte le parrocchie non vuol dire tutti i titoli parrocchiali, anche quelli che hanno 5 persone, ma vuol dire tutte le unità pastorali che si stanno creando in diocesi, quindi dove ci sono due parrocchie che già lavorano insieme, quelle insieme faranno il cammino e faranno i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Chiaro? Volevo un chiarimento sul battesimo, a parte che in santuario non si fanno. Ah certo, dopo questo discorso i matrimoni hanno la loro sede, la parrocchia, la sede. Volevo un chiarimento per il battesimo. Si intende il battesimo di chi ancora non è stato battezzato, ma il bambino che dovrà essere battezzato sarà battezzato dal vescovo? Vengono aboliti allora tutti i battesimi nelle parrocchie? Primo. E secondo, non è un po' imprudente iniziare subito con una decisione già fatta senza qualche periodo di tempo di condivisione, di annuncio, di verifica e di dialogo? Alla seconda rispondo assolutamente sì, infatti questa è una proposta che per 2 mesi adesso sarà discussa. È poco? Ho capito, ma la Chiesa... No, sono sufficienti, soprattutto se noi insieme dialoghiamo. E poi le cose si chiariscono anche sperimentandole, non discutendole. E invece sulla prima, no, la risposta è molto semplice. Il battesimo dei bambini rimane il battesimo dei bambini, come prevede la Chiesa. Fino a 6 anni, un bambino, una famiglia, che chiedesse il battesimo per il proprio figlio, lo riceve secondo il rito del battesimo dei bambini. Il diritto canonico dice che da 7 anni in poi, età della discrezione, i bambini che eventualmente non fossero stati battezzati e che chiedessero il battesimo, loro chiedessero il battesimo, con il permesso dei genitori, devono essere inseriti in un percorso catecumenale, cioè un percorso di iniziazione cristiana che prevede alla fine, a un certo punto, perché non finisce, la celebrazione unitaria di tutti e tre i sacramenti. Il che vuol dire che se quella domenica nel gruppo dei 20 ragazzi ce n'è uno che non è stato battezzato, ancora a 11 anni non è stato battezzato, il vescovo prima battezza lui, poi cresima tutti e poi dà per la prima volta l'Eucaristia a tutti, in un'unica celebrazione. Questo prevede il rito del catechismo, dell'iniziazione cristiana. È il quarto capitolo del rito dell'iniziazione cristiana degli adulti che prevede questa modifica.